Lorenzo Michel, buonasera. Ciao. 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 Allora, sto mangiando a Calosone, assai particolare. Se ci sono state le difficoltà a riarrangiare i pezzi del maestro, erano perfetti già da sé, però immagino che per la voce di Andrea sia stato fatto tutto un lavoro certosino intorno. Sì, la risposta in realtà già l'hai data, perché sono perfetti così, bene, quella è la mia difficoltà, toccare delle cose fantastiche. Io ho toccato qualcosina, ma ho lasciato in realtà tutte le cose come erano, perché funzionavano. Con Andrea è facilissimo lavorarci, abbiamo lavorato sulle tonalità e cantando un pochino più giù rispetto alle tonalità di Andrea, e il risultato è una cosa calda, avvolgente, meravigliosa, molto rispondente al personaggio. Serata unica, abbiamo detto qui all'Augusteo, però probabilmente questa avrà una storia un po' più lunga, quindi ce l'auguriamo. In collaborazione con la Camera di Commercio di Napoli, abbiamo detto, no? Con Trianon, eccetera, sì, eccetera, qui all'Augusteo. Ma tu come hai visto le persone, essendo un musicista, uno che fa musica anche in pubblico, questi 2 anni di lockdown? È stato terribile. Avrai composto, no? Perché immagino che... Guarda, in realtà no, mi sono lasciato prendere dalla pigrizia, da un po' di malinconia, ma soprattutto dal fatto che ho detestato lo streaming. Cioè, a un certo punto questa cosa di fare lo streaming dava allegria, a me invece dava ancora più tristezza, perché lo streaming senza il pubblico dava proprio quella sensazione, facciamo finta che... E quindi lo streaming è stato la cosa... Adesso siamo molto più contenti di vedere i teatri così. E al di là di questa serata, che sicuramente si presenterà come unica nel suo genere, perché ha arrangiato i pezzi, Andrea è un personaggio unico, l'ho detto, l'amico d'Italia, no? Assolutamente. Che ha cantato, no? Assolutamente. Non ci aspettiamo Abbracciami stasera, ma non si può mai sapere. Mai, no? Mai dire mai. Mai dire mai, l'avete mai, provato. Mai dire mai, non abbiamo provato nulla, però è un concerto. Quindi nel concerto la caratteristica sono le sorprese. Quanti siete sul palco? Siamo, e poi c'è la band, che è la band del musical, con Pino Tafuto al pianoforte, Tafuto, sì, Anastasio e Gigi Paterno, i 2 sassofoni, Aldo Capasso al contrabbasso e Giovanni Imparato, che fa Gigi di Giacomo nel musical, che un po' lo farà anche stasera. Allora, tutti grandi nomi, grandi musicisti per una serata che veramente si aspetta straordinaria. Lorenzo Angheller, grazie. Grazie a voi. Sei un grandissimo musicista. Io speravo tanto di potertelo dire, perché sono anni che ti seguiamo, oltre alla simpatia che traspare proprio dalla persona che grazie, sei. Grazie, sono grazie contento. Ancora, in bocca al lupo veramente. Per grazie mille, grazie a tutti. Ciao.